Quanti martiri? Cristo vince. E voi che siete portati a credere che la vittoria in questo mondo reale stia solo in chi vince, se veramente entrate nell'ordine di grandezza sostenuto da Gesù, la vittoria non è di chi vince in questo mondo reale, ma sta in chi perde, a dimostrazione che questo era vero. La vita reale di Gesù finì non certo con quella elevazione a re che gli ebrei avrebbero preteso quando sarebbe venuto il Messia, ma proprio in quella messa a morte del Messia. È la ragione di chi ha sostenuto questa verità. Se voi non perdete interamente la vostra vita, non la possedete davvero per sempre. Per avere qualcosa bisogna rinunciarvi. E fa parte di una ragione che l'uomo stesso arriva a capire quando capisce il valore di una rinuncia, per esempio, e anziché mandare i figli immediatamente al lavoro per avere risorse da lavoro minorile, ecco che una famiglia, per il bene di tutti, stringe la cinghia e manda i figli a scuola e li sostiene oggi fino a che sono in grado di mantenersi con le proprie gambe, il che oggi accade molto ma molto tardi, grazie alla disoccupazione giovanile. L'uomo arriva a capire che vale la pena stringersi la cinghia per guadagnarsi un successo. È la lezione che il mondo dà. Ma qui, nel mondo, si afferma la validità di questo se nel mondo poi arriva il momento di far attuare quello che uno ha cercato di avere e grazie al tentativo di averlo si è sottoposto a un sacrificio. Un sacrificio vale la pena se porta un successo poi. In questo mondo reale, dunque, il giudizio sulla validità di una cosa esiste solo fino a che questa cosa è vista in essere, ossia nell'arco della vita. Ma un sacrificio fatto dall'uomo in virtù di un qualcosa che non sia dato in questa vita, ma in quella che verrà, per tanti sembra un salto nel nulla, perché chi ti dice che nell'aldilà, ossia oltre la morte, esista questo al di là per la vita umana? Tutto al contrario ti dice che il corpo va incontro alla morte. È incontestabile assistere al venir meno della vita in un uomo che, dopo che è morto, si degrada sempre più e nell'estremo limite del suo possibile degrado si scinde in tutti gli atomi che componevano il suo corpo, tanto da divenire lì un seme in tutto l'universo. Ecco, polvere eri, polvere ritornerai. Sembra questo il disegno dell'uomo. Ma questo è solo il disegno di un uomo che ha perso il suo dualismo tra anima e corpo. È un corpo senza anima. L'uomo vivo è un corpo con anima. Dell'uomo vivo noi abbiamo la certezza dell'esistenza da quando lo vediamo vivo nel suo inizio, fino a quando lo vediamo vivo fino al suo termine estremo.
è indubitabile che tra questi due limiti la vita esista e sia nel suo pieno. Ma può esservi certezza che questo pieno seguiti a essere un pieno? È possibile che quell'onda elettromagnetica che sembra essere la nostra vita esista anche dopo la morte? Beh, se noi immaginiamo il nostro essere mentale, della nostra mente in funzione vitale, come quell'onda elettrica che si nota esistere nella nostra mente, finché la nostra mente è in azione vitale, e dopo non c'è più quando essa incontra un responso da parte dell'esame elettroencefalogramma. C'è l'onda piatta, solo quella portata dallo strumento tra le due pareti della scatola cranica, il che denota proprio la mancanza di tutta quella attività elettrica che dichiara la presenza di un uomo in atto vitale, in atto elettromagnetico. Bene, allora chiediamoci se l'elettromagnetismo in natura è un qualcosa destinato a finire. La fisica ci dice che non finisce. Anche quando sembra sparso fino nell'estremo limite della sua espansione, per quanto si sia espanso, la sua quantità resta sempre presente anche se si è espansa fino all'estremo limite. Non si è mai azzerata. Questo è il principio fisico della conservazione dell'energia. E la nostra energia elettrica ha proprio questo ruolo. Non si chiude, non si determina nel suo essere finito. E a che cosa possiamo immaginare, paragonare l'esistenza elettromagnetica in un uomo che viva? Se immaginiamo che il nostro cervello sia messo in linea di evoluzione, di traslazione nel tempo, noi vediamo che il flusso elettrico non si dilata, resta sempre dentro il filo del nostro corpo. Non è dunque qualcosa che si espanda tanto che possa essersi al limite espanso tanto da tutte le parti che praticamente non si avverta più minimamente la sua essenza in un punto preciso. No, nel filo della nostra vita l'uomo è come un filo corporeo proprio che va dalla nascita alla morte, per quanto si complichi nella sua esistenza. Resta un filo. E allora la corrente elettrica in un filo che cosa fa? Noi abbiamo l'esempio reale della corrente elettrica alternata che esiste e si sposta a destra e poi a sinistra alternando continuamente il suo flusso. E abbiamo anche prove fatte nel passato sul fatto che quando la corrente è alternata va molto ma molto più veloce, va molto ma molto più in là. Furono proprio le cose che entrarono in discussione tra Edison, che era il fautore della corrente continua, e Tesla, che invece diceva che era molto più funzionale la corrente alternata, che andava avanti e indietro. In un primo tempo, grazie al potere economico, il primo ebbe un sopravvento e imbrigliò la verità espressa dal secondo. Ma alla lunga, quello che sosteneva Nikola Tesla si è imposto. E oggi la corrente elettrica che corre nei fili è tutta voluta alternata, perché quando è alternata ha un potere molto più lungo. E così è nell'uomo, è una corrente alternata che mentre va in
un motto apparentemente elettrico, da quando esiste in un bambino fino a quando esiste in un vecchio, è perché nel suo stesso essere elettromagnetico c'è un qualcosa che viaggia esterno al filo in ordine di magnetismo. Il campo magnetico si sposta all'esterno del filo della vita umana. Dal momento in cui la vita umana sembra finire fino a quando essa inizia, e sulla base di quell'essere estraneo al filo, esterno al filo, che corre da una parte all'altra, abbiamo che sulla superficie esterna del filo, ossia quella superficie che è proprio lì, nel mezzo tra l'interno e l'esterno, fluisce il flusso elettrico che da una parte va all'altra. La nostra natura nel suo insieme è bilaterale, è elettromagnetica, riguarda tutto l'esterno e l'interno. Se all'esterno il flusso va dal futuro verso il passato, nell'interno abbiamo che il flusso nel filo reale della vita umana va dalla nascita fino all'estremo limite della vita umana. Ecco qui come il tutto si esemplifica in questo che è il valore della vita in se stessa. Per questo il flusso avanza molto di più quando è alternato, perché noi stessi siamo un ente binario che è alternato in se stesso come materia e spirito. E se noi siamo enti alternati, certo non esistiamo più come tali quando non c'è più questa alternanza e resta soltanto il corpo senza più l'elettromagnetismo che lo animi di vita, una animazione che poi prende a cura l'esistenza del corpo e lo aiuta, gli dà tutti i rimedi contro le malattie, contro ogni degrado. E il corpo umano, restato senza questo vitale sostegno dell'elettromagnetismo dell'io, di questo controllo che sta a monte della nostra stessa esistenza, degrada miseramente come un cadavere che si polverizza. In questo modo ha fine la vita, ma non è la nostra vita. Il nostro io è elettromagnetismo allo stato puro, è una contraddizione allo stato puro. È proprio simile a quell'ente assoluto che mentre è in un modo è anche in quello esattamente uguale e contrario, tanto che nella somma è soltanto un puro contrapporsi, tanto che un niente possa contrapporsi in modo reale e sembrare esistere, come accade e accadrà nell'universo nostro reale. Quando le nostre stelle si dilateranno e non lasceranno un buco tra le stelle, ma sarà sorta come dal nulla, come dal vuoto cosmico, nuovi atomi, nuove nube cosmica che poi si condensa in una stella. Ed ecco che nel buco è nata una nuova stella. Così è la vita umana. Tutto sembra nascere dal nulla. Ma se si riproietta verso il nulla, questo è solo un nulla di tipo materiale, dissociato. Noi non siamo e non esistiamo in modo dissociato, perché noi siamo proprio quell'animatore elettromagnetico che è energia pura in sé, ed è un io in sé che vive in sé e poi sta all'origine della visione di tutto il mondo reale, di tutto l'universo reale, nello stesso potere di un Dio che è in grado di trarre dal nulla tutte le cose attraverso la sua immaginazione, perché è solo opera di una divina immaginazione che noi riusciamo a vedere il mondo reale dissociato. È il nostro potere di tenerlo dissociato attraverso la distinzione in forme e poi attraverso un calcolo che è eseguito solo nel modo
che consente il calcolo solo all'interno della stessa formula. Come per esempio noi possiamo sommare mele a mele e dire che una mela più una mela sono due mele, ma non una mela con una pera, a meno che non riconoscere la ragione comune che esista nei due differenti frutti e dire che abbiamo ottenuto due frutti. Ecco, solo se noi riusciamo a togliere di mezzo le differenze che esistono tra le singole forme, solo allora siamo in grado di poter ragionare, di poter fare dei calcoli. Insomma, se noi non fossimo in grado di perequare le varie monete che esistono nel mondo, noi saremmo di fronte all'ostacolo proprio insuperabile del fatto che uno usa una moneta, l'altro ne usa un'altra. Bisogna perequare le differenze, accettarle e superarle. La ragione porta a questo. Ebbene, è la stessa ragione che, laddove si vede la differenza, impone il superamento della differenza. Laddove si veda una sconfitta, impone la vittoria. E dunque, in questo nostro mondo, in cui oggi stiamo vedendo una sconfitta di ogni povero Cristo indifeso che esista nel mondo, dobbiamo riconoscere che abbiamo l'evidenza della vittoria superiore di Cristo, che è proprio quella divina, superiore, che non sarà ottenuta in questo mondo reale, ma in quello che verrà e che rappresenta proprio ciò che è alla base di questo. Perché se noi vediamo il mondo avanzare in positivo, è sulla base di un mondo che regredisce, ossia avanza in negativo. Noi non possiamo avere nessuna moneta se partiamo da zero, a meno di non farcela prestare da qualcuno. E così è la vita. Non possiamo averla se qualcuno non ce l'ha prestata. È solo grazie a un meno una vita che noi abbiamo assunto come puro debito della vita, che poi possiamo restituirla giorno per giorno. Ma quando l'avremo restituita non finirà lì, perché scatterà quell'interesse per la vita che ci aprirà alla vita eterna. E se ora, proprio se ora, abbiamo subito una sconfitta, l'interesse per la vita sarà quello di avere la vittoria, perché attraverso una sconfitta ora si è fatto capire fino in fondo all'uomo il bisogno della vittoria, e l'uomo uscirà dalla vita tanto più con un bisogno di vittoria quando ora qui sia stato sconfitto. Ecco perché chi oggi è sconfitto sarà un vittorioso in eterno. E visto quanti oggi ne vediamo realmente sconfitti da ogni violenza che esiste al mondo, sia inferta dai governi, sia inferta dalle culture, sia inferta dalle religioni, sia inferta dagli abusi delle prepotenze personali, che ci sono in tutti i contesti. Oh, come sono grandi quelle sconfitte che si patiscano poi nel contesto della stessa famiglia, che dovrebbe essere un contesto che difende la tua vita. E invece abbiamo abusi nella famiglia, abbiamo abusi nella religione che non dovrebbe abusare nessuno ma elevarlo a Dio, abbiamo abusi in ogni contesto. Ma mentre se noi fossimo abbandonati a noi stessi saremmo vittima di questi abusi, ecco che sono proprio questi abusi che fanno di noi, che siamo stati abusati, dei veri beati, proprio per come Gesù descrisse le beatitudini. Voi dovete solo leggervi sulla Bibbia chi Gesù disse beato. Disse beato in questa consistenza di questa terra d'Egitto chi qui subiva ogni abuso, chi era vittima dell'amore, dell'ingiustizia, della opera dell'egoismo umano.
questi i beati secondo Cristo. Ma troppo difficile questa beatitudine per l'uomo normale, l'uomo reale, che non è in grado di capire il senso di un sacrificio se non lo vede ottenuto qui, ora, finché vive. Ma che l'uomo capisca, laddove si capisce che la vita è eterna e che questa vita è solo un antefatto della vita eterna, che serve solo per accendere il bisogno e trasformarlo in vittoria, oh, quanto più l'uomo oggi accerta l'esistenza del proprio bisogno, tanto più è un beato. Ecco cosa sta vincendo oggi in questo mondo reale. Sta vincendo proprio l'ideale portato da Gesù Cristo, perché è il solo salvatore di questo mondo reale, che senza uno che vi dicesse: voi siete sconfitti, voi sembrate abbattuti, voi sembrate vittima di ogni ingiustizia e vi lamentate di questo, ma consideratevi beati. Ecco, se il cristiano capisse davvero il senso del sale detto da Gesù, non avrebbe bisogno di raggiungere il benessere in questa vita reale per sentirsi beato. Lo sentirebbe questo senso di beatitudine ogni volta che paga di persona per il bene altrui, e godrebbe di questo valore immenso della sua persona come una dignità grandiosa assunta oltre ogni proprio egoismo, un valore altissimo, purissimo, e lo vedrebbe, lo capirebbe. E invece non lo capisce ora, quando perfino la Chiesa Cattolica, che va a idealizzare la sua ragione sociale del socialismo della fede cristiana, vi impone questa tendenza. Voi tutti che siete afflitti, non fate come disse Gesù, rivolgetevi a Gesù che vi solleverà. No, fate forza del vostro numero. Riuscite ad imporre grazie all'accorgervi che siete abusati, che siete sofferenti, che siete proprio sconfitti da tutti. Rendetevi conto che siete sconfitti da tutti e fatevi forza di questo e avrete questo mondo. Eccovi dove porta la ragione umana quando scende perfino a osservare la vittoria di Cristo in questo mondo reale, attraverso proprio l'esaltazione dei valori che non erano quelli di Cristo. Sembra che oggi la vita umana abbia proprio perso il sale di Cristo. Sì, perché chi oggi, sentendosi schiaffeggiare, offre l'altra guancia con amore? Chi? Chi, sentendosi dire «voglio parlare con te», ma è inteso come un importuno, si vede spalancare le porte in un modo così grandioso come: tu vuoi parlare con me per un'ora? Vieni, 2 ore. Il Papa: no, io, a costo della mia vita, ho chiesto al Papa, ho bisogno di parlare con te per portare avanti e rinnovare il sale di Cristo, perché questo sale lo avete calpestato, lo avete distrutto. Vi siete messi a seguire il benessere in questa vita reale, pensando che è giusto. Altrimenti che cavolo, Gesù Cristo non vuole il bene su questa vita? Vuole il male? E accusate me quando vi dico, oggi siete sottomessi, siete angariati, siete offesi, siete perdenti? Bene, siete beati. Ma come, caro Romano, se tu li dichiari beati, questi vanno in brodo di giuggiole e non si muovono più, non si ribellano più, non si riscattano più. Ma forse Gesù ha detto: se ti danno uno schiaffo, riscattati. Se trovi un importuno, fallo smettere. Se ti chiedono dei soldi, chiedi il dovuto interesse. Se ti portano via una tunica, dagli
anche il mantello. Questo è il sale di Gesù. Se esso va perso, sarebbe meglio buttarlo sulla strada e calpestarlo. Ma invece è arrivato il momento in cui il vero sale del cristianesimo si imponga. E come lo fa imporre Dio? La divina provvidenza che regola il mondo lo fa imporre nei fatti. E visto che non lo avete raggiunto come un valore culturale, ve lo impone nel campo reale e creando un mondo in cui vi sono milioni e milioni e milioni, anzi miliardi di sottomessi, ecco, Dio li fa esistere come beati. Per voi non lo sono, ma Dio di arbitrio li fa esistere come beati, che essi lo vogliano oppure no. Sono immagini, altrettante immagini, di quel povero Cristo che paga di tasca sua per la prepotenza degli altri.